Hai scoperto che parrocchiera si dice diversamente qui a Brescia? Perché mi alerta che ho appena iniziato a fare la pettinatrice, eh? Tu sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto? 3 minuti, 2 secondi, per piacere. Il dialetto bresciano cambia da paese a paese, a volte anche all'interno dello stesso paese. A Gussago, per esempio, nella parte a nord della piazza si usa la S aspirata, nella parte a sud si usa la S normale. Sappiamo queste cose grazie a William e sappiamo anche che S o non S, tutta Gussago segue i potaverbs. Fallo anche tu. Oh, lascialo stare, sennò sarai di qualcuno. Sei di qualcheduno? Sei di qualcuno? Che cosa intende dire la guest star di oggi, Thomas, con questo potaverb? Ma sì, vuol dire che qualcuno ti metterà in riga, che qualcuno correggerà il tuo comportamento. Quindi è una specie di minaccia, un avvertimento, un po' come quello del formaggio. In dialetto si dice Tahare Dergi! E come lo posso usare? Non toccare il crudo che c'è in frigo, se no sei di qualcuno! Può anche essere usato in combinazione con altri potaverbs. Occhio a non andare attraverso, altrimenti sei di qualcuno. E andare attraverso, cosa vuol dire? Ma una cosa per volta! Lo saprai al prossimo episodio. Spazzacamino scrive che i colori decisi mi stanno meglio, quindi ho buttato via la maglia con cui avevo girato il primo episodio dei potaverbs e ho adottato un bel verde Lombardia. Guarda tutti i video sui potaverb e fammi sapere suggerimenti e commenti, come lo stesso Spazzacamino che mi ha detto che Arquette vuole la E bella aperta. Audio 10 partito. Ma come 10? Ma è 10? Ma è 10 anche quello di prima? No, era 9. Verità fisica, perché Silvia lo vuole picchiare. Okay. Vanno avanti tanto, poi le campane, è una cosa temporanea.